questo è il bilancio di energia che siamo arrivati a scrivere per un sistema in condizioni stazionarie con un ingresso e un'uscita, sezione 1 e sezione 2 rispettivamente, in condizioni per le quali possiamo dire monodimensionale il flusso all'ingresso e all'uscita. Possiamo passare da questa sorta di bilancio integrale a quella che è un'equazione differenziale, differenziando due termini, che banalmente quantità infinitesima di calore meno quantità infinitesima di lavoro tecnico scambiato è uguale alla somma dei tre contributi C di C, BH e G di Z. Energia cinetica, energia interna, ma in questo caso espresso direttamente come entalpia perché teniamo conto del lavoro di pulsione, e poi la quota riferita all'energia potenziale. Ricorderete che in passato, nei corsi di termodinamica, avete chiamato, detto tali formulazioni, le avete chiamate formulazioni termodinamiche dell'equazione dell'energia, che ne possiamo ottenere un'altra che ci sarà molto utile, che chiameremo formulazione invece meccanica. Teniamo ben presente le ipotesi che abbiamo fatto per derivare queste formulazioni. Esse sono valide per qualsiasi tipo di trasformazione, sia reversibile che irreversibile, trasformazione reale. Sappiamo che c'è una grossa differenza tra trasformazioni ideali e trasformazioni reali, cioè appunto delle reversibilità di cui dobbiamo tenere conto. Bene, le reversibilità non compaiono in maniera esplicita in questa formulazione, ma stanno qui dentro. Le variazioni di entalpia in qualche modo risentiranno di quelle che sono le reversibilità che caratterizzano l'evoluzione termofluidodinamica del nostro fluido di lavoro. Ora, consideriamo che dalla seconda relazione di Higgs la variazione di entalpia la possiamo esprimere in funzione di una variazione di entropia dH uguale T di S più V di P, e andiamo a sostituire. Al posto quindi della variazione di entalpia mettiamo V di P o di P su ρ, V è il volume specifico, ρ la densità, sono un inverso dell'altro, più IDS in questa espressione. Ci ricordiamo del secondo principio della termodinamica, che ci dice che le variazioni di entropia sono dovute o a quantità di calore scambiate o alle reversibilità, energia meccanica che è degradata in modo calore in seno al fluido di lavoro stesso. Questo dr, ricorderete, è sempre una quantità positiva, al limite uguale a zero nel caso di trasformazione ideale, reversibile. Sostituiamo anche il termine Tds, temperatura per variazione di entropia, ci troveremo banalmente andiamo a sostituire dq più dr, dovrebbe, questa è la degradazione di energia meccanica in modo calore, figlia quindi delle irreversibilità, uguale dq meno dr. Ovviamente possiamo semplificare, otteniamo questa nuova scrittura dell'equazione dell'energia, dove ritroviamo il termine cinetico e il termine potenziale resta inalterato. Non c'è più la variazione di entalpia, ma viene sostituito da questo termine dp su ρ, e viene a comparire esplicitamente
la degradazione di energia meccanica che possiamo avere a seguito di irreversibilità che caratterizzano il funzionamento della nostra, l'evoluzione del nostro fluido di lavoro, scompare il calore e resta, secondo me, soltanto il termine di lavoro. Sono scomparsi tutti quanti i termini che in qualche modo sono legati al calore o quella che chiamiamo in genere energia termica. Questa è l'equazione differenziale che abbiamo ottenuto, la possiamo ottenerne l'integrale se ritorniamo al nostro volume, l'interezza del nostro volume di controllo tra la sezione 1 e la sezione 2, la possiamo riscrivere in termini integrale, integrando appunto la prima equazione. Tale formulazione del principio di conservazione dell'energia per i sistemi aperti a un ingresso e un'uscita la chiameremo formulazione in termini meccanici dell'equazione dell'energia, proprio perché non compare più il calore o qualsiasi forma di energia elettrica. Come per la prima, tali formulazioni sono valide per qualsiasi tipo di trasformazione, solo, conta solo la stazionarietà e il fatto che la sezione 1 e la sezione 2 stiamo ritenendo il flusso monodimensionale, ma sono valide sia se stiamo trattando trasformazioni ideali sia se trasformazioni reali. Questa volta, a differenza della formulazione cosiddetta termica o termodinamica, le degradazioni di energia compaiono esplicitamente, cioè l'integrale delle degradazioni dovute alle irreversibilità che abbiamo tra tutta quella che è la storia del fluido tra la sezione 1 e la sezione 2. Non compare l'entalpia, ma compare la storia delle pressioni del fluido, o meglio, compare quella che è la sua trasformazione termodinamica. Perché per risolvere questa integrale noi dobbiamo sapere, passando dalla sezione 1 alla sezione 2, come varia la densità del fluido in funzione della pressione. Quindi dobbiamo conoscere una trasformazione termodinamica. Quindi, bene o male, queste cose sono riassunte in questa slide, dove sono riportate tutte le formulazioni che fin qui abbiamo richiamato. La forma termica, la forma meccanica, sia in termini integrali che in termini differenziali. E tra tutte e quattro queste espressioni per noi saranno estremamente utili, le utilizzeremo di continuo durante le nostre lezioni, durante le nostre esercitazioni. Ora, come abbiamo detto all'inizio, normalmente possiamo considerare la nostra macchina, la nostra turbomacchina, un sistema adiabatico, perché possiamo trascurare gli scambi di calore. Ci sono gli scambi di calore, ma sono trascurabili rispetto in realtà agli scambi di lavoro che la macchina stessa realizza. Quindi scompare il termine Q nell'equazione in forma termica, perché lo poniamo uguale a zero. Nell'equazione in forma meccanica già l'avevamo semplificato, in questa nuova formulazione già non era più visibile esplicitamente e quindi la forma meccanica non varia dal punto di vista formale. Ovviamente dobbiamo tener conto che questa trasformazione, quella che ci consentirà di risolvere quell'integrale, è una adiabatica. Quindi per un sistema ideale, per una trasformazione ideale, sarà unisentropica, quella che ci descrive la storia del fluido tra la sezione 1 e la sezione 2, per una trasformazione reale non sarà più unisentropica, ma sarà una adiabatica reale che descriveremo con una certa politropica equivalente di esponente n. Per quello che è il nostro scopo, queste equazioni generali ci dicono che se la nostra turbomacchina la possiamo vedere sempre come un sistema aperto, in cui il fluido entra dalla sezione 1 e esce dalla sezione 2 in maniera continua, lo scambio di lavoro, che stiamo considerando anche adiabatico, può esserci perché in funzione di una variazione di energia cinetica che il fluido subisce passando dalla sezione 1 alla sezione 2,
perché sta variando l'entalpia o perché sta variando la quota. Se guardiamo la forma meccanica, capiamo meglio che lo scambio di lavoro associato alla variazione di entalpia in realtà è uno scambio di lavoro associato a una diminuzione di pressione del fluido. Se vogliamo ottenere del lavoro in uscita dal nostro sistema per le convenzioni che abbiamo fatto sui segni. In altre parole, se ci mettiamo nelle vesti di chi vuole progettare una turbomacchina, sfruttando quello che è dell'energia insieme al fluido di lavoro e vogliamo realizzare una macchina motrice, noi possiamo ottenere del lavoro tecnico dal nostro fluido, da una corrente di vapore piuttosto che da una corrente di aria, piuttosto che da una corrente di fumo di combustione, se abbiamo a disposizione una variazione di quota da realizzare, sfruttando un'aliquota di energia potenziale. Se possiamo realizzare un rallentamento del fluido, quindi sfruttando quella che è l'energia cinetica del fluido stesso, se possiamo realizzare un'espansione, sfruttando in realtà quella che è l'energia interna del fluido. Teniamo presente, ripeto ancora una volta, che se abbiamo a che fare con delle degradazioni, queste, se guardiamo all'espressione in forma meccanica del principio di conservazione di energia, queste compariranno sia qui esplicitamente in questo termine, saranno manifeste e vanno a impattare sulla quantità di lavoro scambiabile, ma implicitamente andranno a influenzare anche questo termine, perché cambieranno quelle, le reversibilità cambiano il tipo di trasformazione che il fluido subisce, e appunto passiamo da quella che è una diabatica ideale a quella che è una diabatica reale, e quindi la storia cambia. Se il flusso è incomprimibile, consideriamo l'espressione in forma meccanica, banalmente quell'integrale si semplifica, consideriamo la rho costante, la tiriamo fuori e quell'integrale si riduce a un rapporto tra una variazione di pressione e la densità del flusso stesso. Che via via possiamo semplificare riconducendoci a quella che è la classica espressione di Bernoulli, valida per fluidi a proprietà costante e densità costante in assenza di scambi di lavoro, scambi di calore e in assenza di degradazione. Giusto a ricordarlo. Ora, se quindi abbiamo detto che se vogliamo ottenere il lavoro possiamo in qualche modo sfruttare o l'energia cinetica o l'energia gravitazionale o l'energia interna, che vedremo fondamentalmente come un salto di pressione, essendo il sistema diabatico. Facciamo una serie di considerazioni, quindi abbiamo a che fare con questi vari termini. Consideriamo la sua macchina, sezione di ingresso 1, sezione di uscita 2. Ovviamente nel momento che dobbiamo progettare e realizzare una macchina, in genere ci interesserà farla la più compatta possibile, non fosse altro perché compattezza è sinonimo di economicità, minori costi di costruzione, minore ingombro, quant'altro. Per quasi tutte le turbomacchine di cui ci occuperemo, normalmente, essendo compatte, le variazioni tra la quota Z1 e la quota Z2 sono piccole, sono trascurabili. Potremmo assumere Z1 circa pari a Z2, o comunque trascurabile il delta Z, e quindi questo termine, guardando la macchina nella sua interezza, scompare, approssimabile a zero. Se abbiamo a che fare con macchine inserite nel circuito, dobbiamo considerare che la velocità con cui il flusso arriva dalla macchina, la velocità con cui il flusso abbandona la macchina, sono in realtà dettate da quelle che sono le buone norme tecniche di progettazione delle condotte. Non possiamo far sparare in uscita dalla nostra turbomacchina, compressore assiale o turbina che realizzeremo, potremo sparare via un flusso a 200 metri al secondo. Ci dovremo accontentare 2, 3, 4 metri al secondo, perché queste dovranno essere compatibili con le perdite di carico accettabili per una condotta che è deputata a prendere il flusso e scarico dalla macchina e portarlo da qualche parte. Quindi molto spesso ci troviamo, che ripeto, se guardiamo la macchina nella sua interezza,
anche C con 1 è all'incirca pari a C con 2. Fondamentalmente, delle tre forzanti su cui possiamo contare per ottenere del lavoro tecnico da una macchina motrice, facciamo riferimento a una macchina motrice, poi in realtà che sarà sempre evidente è il fatto, è la differenza di pressione. Cioè, bene o male, tutte le nostre macchine motrici saranno caratterizzate dal fatto di avere in ingresso alla sezione 1 un fluido che ha una pressione P con 1 molto più alta, non molto più alta di quella che è la pressione in uscita dalla macchina. Viceversa, ogni macchina operatrice sarà bene o male caratterizzata dal fatto di avere in uscita una pressione P con 2 più alta da quella in ingresso. Cioè, il lavoro che la macchina operatrice uscita dal fluido si tradurrà fondamentalmente in un aumento di pressione. Viceversa, per la macchina motrice, il lavoro che il fluido cede alla macchina si tradurrà in una diminuzione di pressione. Quindi le nostre macchine saranno caratterizzate da una variazione di pressione tra la frangia d'ingresso e la frangia di uscita, positiva o negativa a seconda della tipologia di macchina. Se non abbiamo un salto di pressione su cui contare, difficilmente potremo, almeno per le macchine intubate, realizzare del lavoro tecnico. Abbiamo detto che nello specifico ci occuperemo di loro macchine, e per oggi ci fermiamo su questo. Qual è l'idea di fondo che poi andremo a approfondire nella lezione della volta? Beh, fondamentalmente l'idea che governa il funzionamento del progetto delle turbomacchine è l'osservazione che se in qualche modo un flusso viene deviato da un condotto, da una superficie, facciamo riferimento appunto a un condotto, per il teorema della quantità di moto ci sarà uno scambio di azioni e reazioni tra il fluido e il condotto stesso. Se abbiamo condotto gomito che ci deve al flusso in questo modo, ci sarà una forza che il fluido esercita sulle pareti del condotto e una reazione che il condotto esercita sul fluido. Bene, l'idea è questa: se il condotto è fisso, in qualche modo dovranno esserci dei vincoli deputati ad assorbire le reazioni, assorbire appunto queste spinte. Quindi queste spinte si tradurranno in reazioni. Se vogliamo scambiare lavoro, l'idea può essere questa: se io ho una F di X che mi agisce sul condotto in questa direzione, se io rendo mobile il condotto stesso e questo si muove con una velocità U, allora la mia forza applicata a una parete che appunto si sta spostando con una certa velocità U mi dà una potenza scambiata, in questo caso ceduta dal fluido sul condotto stesso. Quindi nelle turbomacchine avremo a che fare sempre con deviazioni di flusso fondamentalmente, o meglio, con delle superfici mobili che chiameremo valle, che in qualche modo dovranno andare a deviare il flusso, in maniera tale che l'azione che il flusso stesso esercita sulla mia superficie mobile, sulla mia pala mobile, si potrà tradurre in una potenza meccanica scambiata. Questo però ci porta a una serie di problemi. Se il condotto è immobile all'interno della mia macchina, il fluido arriva con una certa velocità assoluta C, il condotto di suo magari si muoverà con una certa velocità che chiameremo U, in realtà nell'andare a progettare l'interazione tra fluido e superficie, e pala, condotto, come vogliamo chiamarlo, dovremo tener conto anche della velocità relativa con cui il fluido si muove rispetto al condotto. Quindi se abbiamo a che fare con una velocità assoluta del fluido C, con una velocità U della parete mobile, dobbiamo introdurre per una buona progettazione fluidodinamica dell'interazione appunto tra fluido e condotto, per una buona progettazione dell'interazione tra fluido e condotto, dovremo considerare anche la velocità relativa con cui il fluido stesso si muove rispetto alle parti mobili. E questo porta a nascere il concetto di che cosa? Corso di macchine su cui avete
battuto la testa diverse volte. Moto relativo. Moto relativo, ossia nel caso delle turbomacchine, il sole vi diceva disegnate i triangoli delle velocità, perché il nostro problema è questo: se vogliamo scambiare il lavoro, il fluido deve interagire con qualcosa che si sta muovendo. Quindi avremo sempre a che fare con tre velocità: l'assoluta del fluido, la velocità della parte mobile e la velocità con cui il fluido si muove relativamente alla parte mobile. E quindi nasce il concetto di triangolo delle velocità con cui avremo a che fare durante tutto quanto il corso. Allora ragazzi, per oggi ci fermiamo qui, il vostro obiettivo di arrivare a questo punto, ci siamo arrivati. Mercoledì prossimo continueremo appunto con i richiami basati principalmente sul bilancio di energia, però introducendo questo aspetto, cioè che dobbiamo tener conto di un modo assoluto e di un modo relativo. Quindi il bilancio di energia la volta prossima lo scriveremo anche per un sistema in modo relativo. E vedremo come potremo andare alla fine a caratterizzare il lavoro scambiato tra fluido e parti mobili. Ok?